cambiano i criteri per l'accesso al buono scuola. Secondo quanto approvato dal Consiglio regionale l'11 novembre, per accedere al contributo il nucleo familiare dell'allievo dovrà avere una situazione reddituale ISEE uguale o inferiore a 26.000 euro. Prima erano 40.000. L'Assemblea di Palazzo Lascaris ha approvato il rendiconto della Regione Piemonte per l'anno 2013. Il documento accerta un disavanzo di 2 miliardi e 656 milioni di euro, così come certificato dalla Corte dei Conti. Il 12 novembre la missione Rosetta, dopo 10 anni di viaggio nello spazio, ha raggiunto la cometa P67. Nell'occasione lo scienziato cuneese Bruno Gardini, responsabile di Rosetta per 15 anni, è stato ricevuto a Palazzo Lascaris dai presidenti Mauro Laus e Sergio Camparino. La Galleria San Federico a Torino tornerà a brillare. Dal 20 novembre al 31 gennaio, regalando al pubblico la creatività di giovani fashion designer della tradizione della moda torinese. L'esposizione è stata curata dall'associazione Golfart, che la donerà alla Fondazione OGR di Torino. È stato presentato durante l'ultima edizione di Artissima il catalogo d'arte Vitrine, realizzato dalla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino con il sostegno del Consiglio regionale. Il volume racconta la terza edizione della rassegna dedicata alla ricerca artistica contemporanea. Riprende il progetto Collezioni Minime a Palazzo Lascaris, con l'esposizione di due teche con reperti delle collezioni del Museo regionale di Scienze Naturali. Fino all'11 gennaio, nell'ingresso del palazzo, sono esposti esempi di Morisia, una rara pianta originaria di Sardegna e Corsica. Prosegue a Palazzo Lascaris Ragazzi in Aula, progetto di educazione civica del Consiglio regionale. I ragazzi delle scuole superiori affrontano vere e proprie sedute di commissione per approfondire le tecniche legislative ed elaborare una proposta di legge che verrà discussa in aula il 5 dicembre.